Sono le 2 del pomeriggio e Castel Gandolfo ha aspettato fino ad ora, sperando che Papa Francesco, magari insieme al Papa Emerito Benedetto XVI, si affacciasse alla finestra del Palazzo Apostolico. Ma niente da fare, l'incontro privato è finito e nonostante gli applausi e l'entusiasmo della folla radunata in Piazza della Libertà, nessun Papa ha fatto capolino da quel balcone. Senta, lei si aspettava di vedere Papa Francesco oggi affacciarsi alla finestra? Molti fedeli e molti turisti se lo aspettavano. Sì, però dato che era visita privata, pretendere che si affacciasse c'era una cosa fuori posto per il senso anche di rispetto. Adesso già su Facebook ci sono le fotografie dell'accoglienza. Sua Santità Benedetto XVI è andata all'eliporto, l'ha accolto, sono scambiati i doni, poi sono state preghiere insieme e poi a pranzo insieme. Una sua prima impressione di questo nuovo Papa? Viene dall'attività di base pastorale e sta esprimendo tutto ciò che lui ha già fatto e lo sta estendendo con l'esempio e con la disponibilità. Qualcuno però continua a crederci e mentre i media smontano le telecamere c'è ancora chi aspetta sperando che questo Papa così spontaneo si faccia vedere. Era venuta qua per vedere il Papa? Sì. È un po' delusa adesso? No, perché probabile, spero che all'ultimo minuto. Ma dicono che sia già partito però. Ma non abbiamo visto nessun aereo. Quindi ci spera ancora un po'. Sì. Perché non ho visto nessun aereo. Dalle 12 questo qui e non ho visto mai fare di nessuno. A che ora è arrivata? Verso le 12:30. E un giudizio su questo Papa? Ma positivo, c'ha carisma, sorridente. Verso la povertà. Un po' delusa. Ma lui è fantastico, quindi probabilmente ha qualche idea. Magari scende, chissà. Tra le persone? Visto che l'ha già fatto. Lei è di Castel Gandolfo? No, di un paese qua vicino. È venuta apposta per sì. Vederlo? È già venuta anche per altri papi? No, a dire la verità no. Solamente per Papa Wojtyla, va bene. Per l'altro no, mi spiace. E un giudizio su questo nuovo papa? Una parola, fantastico. È un po' delusa? Un pochino sì, un pochino sì. E pensavamo prima di mezzogiorno, no? Dico prima che andasse lui a pranzo. E invece siamo rimasti così tutti quanti, noi i cameraman qui che erano venuti e tante persone perché la piazza era pienissima. Lei di Castel Gandolfo? Io sono pugliese, però abito qui vicino. Su questo nuovo Papa? È così umile, così aperto alle persone, insomma. È solo che vorrei che il Signore gli desse tanta forza, perché penso che ne abbia bisogno.